Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul nostro canale YouTube Borgia Paco. E io sto andando a fare la revisione a questa moto. Non ho la minima idea se la passerò questa revisione, perché cioè non è che è originale, c'è qualcosa che cambia. Ho il filtro BMC, ho una centralina Rapid Bike. Ah, e naturalmente lo scarico. Lo scarico Leo Vince GP Style. E GP Style perché? Perché praticamente è un fondello vuoto, grosso così. E ora vi mostrerò perché io ho paura di non passare la revisione. Lo scarico è omologato e infatti c'è anche l'omologazione qui, che io l'ho fatta mettere, cioè c'era scritto sulle istruzioni di montaggio di inserirla, però il motivo principale per cui ho paura è questo. Avete capito? Bene. Si sente abbastanza, no? Sentite? Beh, che bel sound, però c'è un bel sound, c'è sta un cavolo da fa. Meno male che comunque per la revisione sto a posto a livello di frecce, targa, che di solito rompono di più le palle per quelle cose lì, per l'inclinazione, per se le luci sono omologate o no, per il faro dello stop. Io grazie a Dio queste cose ce l'ho tutte originali, perché non mi andava proprio di spenderci dei soldi per queste tincaglierie che poi sono solo estetica. Visto che c'è ancora un po' di strada da fare, ci vediamo alla revisione. Bam. Eccoci arrivati al centro revisioni. Facciamo la revisione. Speriamo che ce la passano. Devo fare la revisione a questa. Devi riprendere lo strumento? Sì. Le scarpe. Dove? Aspetta, no? Deve essere stampigliato da qualche parte, no? Sulla targhetta no. E beh, quello. Questo. Telaio, il numero di telaio è questo. No, ce l'ha stampigliato, no? Se cerchi il numero di telaio è questo qua. Ecco. L'ho riportato pure là, però. E per facilità l'hanno messo. Bene, eccoci tornati in sella alla nostra Z750, revisione superata a pieni voti e ero un po' in dubbio all'inizio, come avete visto dal video, però tutti i passaggi più o meno, ora ve li illustro un attimo. Allora, all'inizio che mi hanno visto? Hanno controllato le gomme, se sono della misura giusta, hanno visto lo spessore del battistrada e quello pure non ci avevo pensato quando mi stavo preoccupando, perché comunque le gomme si usurano e non avevo pensato a che punto stessero, però sono buone. Dopo le gomme hanno visto la corrispondenza del telaio, hanno visto un po' il tutto, se combaciava, se c'erano tutti i dati a posto. Poi a livello hanno controllato i gas di scarico e già lì stavo tremando un pochino, perché comunque non è che non inquini parecchio, cioè non è che inquina, non inquina, però è nei limiti, nei limiti. E il suono pure l'hanno controllato, sta a posto, sta sui 90-95 decibel, una cosa. Poi le luci, hanno controllato le luci per vedere abbagliante e anabbagliante se funzionavano. Funziona tutto a posto. La prova dei freni, per vedere se frenava abbastanza. Ma anche
se non ha ABS né niente, è comunque ottima per il mercato italiano. E ancora ottimi freni dopo 20.000 km e 4 anni di utilizzo, rispetta completamente le normative italiane. Quindi non abbiate paura di fare la revisione, fatela sempre, perché se vi beccano vi sequestrano pure la moto. Fatela sempre, cercate di non sfidatela. Questo non è un invito a modificare la moto, dice tanto la revisione la passo comunque, eh? Cioè io non è che ho fatto modifiche chissà quanto straordinarie, però comunque già qui mi veniva il dubbio. Figuriamoci uno che mette scarico completo non omologato, mette che ne so, centraline a go go, se ci vai con i pneumatici da pista non te le passa, non te la passano la revisione. Se ci andate con la targa a casaccio non ve la passano. Le luci un po', ma forse le luci a LED, se sono omologate, comunque non vi dicono niente. Tanti loro della revisione che ne sanno che frecce ha la moto quando esce dalla fabbrica, non lo sanno. Porta targa un po' meno, però state sempre attenti, inclinazione porta targa, che lo scarico sia omologato e basta, e che vi funzioni il clacson, cosa importante, perché mi hanno controllato anche quello. Non mi ricordavo, meno male il mio funziona bene. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile per capire le procedure della revisione e rincuorarvi un po' se avete fatto le mie stesse modifiche all'incirca sulla vostra moto, per dirvi che comunque riuscirete a passarla. State tranquilli e divertitevi sempre. Spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e su tutti i nostri social seguiteci, soprattutto Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!